L'ospitalità, raccontata da Franco Arminio, assume i contorni sfumati delle storie che formano la grande storia. Il paesologo di Bisaccia le ha raccontate ieri sera al Festival Riverberi, ideato e diretto da Luca Quino, che per la sua terza serata beneventana ha disegnato al Chiostro di Santa Sofia un itinerario lungo un secolo, tra musica e parole. Le note di Pasquale Pedicini al piano e Sergio Casale, sax soprano e flauto, si sono intrecciate alle parole. Riflessioni e poesie sul tema dell'immigrazione, ferita aperta e mai cicatrizzata, maturata tra i paesi invisibili, riflettuta sulla sprezza della vita, illuminata da una rivoluzione che oggi significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare. La seconda parte della serata ha lasciato spazio solo alla musica, alla voce di Maria Pia De Vito e al pianoforte di Hugh Warren. La vocalist e il pianista hanno presentato il loro Dialectos, in cui si legge l'amore per le melodie e la condivisione, in cui i brani del compositore inglese incontrano la voce suonata dalla De Vito. Nuovo ed antico si fondono tra riletture e improvvisazione, tra brani con testi napoletano e l'omaggio al Brasile. Musica che ipnotizza in un concerto di immensa grandezza in cui il Chiostro di Santa Sofia è stata cornice perfetta. Effetto Riverberi assicurato. Stasera nei Giardini della Rocca dei Rettori tocca Shark and Sea e Luca Quino, che presenta il suo ultimo disco, Overdoors.